l'immagine di quello che vogliamo sia lo sport del domani sul nostro territorio, in particolare sulla nostra città. L'idea di partire dalla formazione non è casuale, perché crediamo che il bisogno di conoscere e capire debba caratterizzare sempre più anche il mondo dello sport, che già molto bene si applica su molti fronti e che probabilmente nella necessità di crescere deve trovare anche uno stimolo per riuscire ad avere più conoscenze, più competenze in un mondo sempre più complesso. E partiamo da un incontro di formazione che vuole ragionare sulle norme che da ultimo hanno improntato la vita del mondo sportivo, in particolare partendo dalla legge di bilancio, quindi dalle norme più recentemente adottate, arrivando a tratteggiare alcuni aspetti della legislazione emergenziale con uno sguardo che invece si volge al futuro, uno sguardo di prospettiva, e per effettuare un percorso così ampio, che vuole essere molto ambizioso e che vuole porre le basi per quest'anno di lavoro insieme, grazie al supporto di SG Plus, che chi sta partecipando con noi al progetto sullo sport di domani già conosciuto, abbiamo con noi l'avvocato Guido Martinelli, che non ha bisogno di presentazioni per chi si occupi di diritto sportivo e di società sportive in genere, un grande cultore della legislazione sportiva, non solo avvocato tributarista, ma credo che potrei andare avanti con un curriculum anche accademico la cui sola lettura dura parecchi minuti. Passo invece direttamente la parola a lui, perché il mio percorso in questo incontro con tutti voi è un percorso di formazione come tutti i partecipanti, e credo che avremo la possibilità di attingere alla conoscenza di una delle maggiori personalità del diritto sportivo in genere del nostro paese. Quindi grazie all'avvocato Guido Martinelli per essere con noi, e grazie a tutti voi che anche in questa fredda sera invernale avete deciso di non lasciarvi andare al torpore, ma continuare a formarvi, perché la differenza la si fa crescendo, e noi pensiamo che si cresca prima di tutto imparando, anche in questo mondo decisamente complesso che, come vedrete, ci verrà rappresentato a breve. Professor Martinelli, avvocato Martinelli, a lei la parola. Grazie Assessore, grazie a Cuneo, grazie a tutti i signori e le signore che sono collegati. Sono molto contento di iniziare questo 2021 con un incontro con Cuneo, città che so che ama lo sport. Ricordavo prima con l'assessore, un paio di mie venute a Cuneo in occasione di incontri di pallavolo, e devo dire che quindi ho conosciuto un mondo sportivo veramente efficace, veramente, ripeto, pronto, veramente effettivo, quello che ci piace. Purtroppo, quando il mondo sportivo dalle palestre si trasferisce ai pezzi di carta, beh, perde molto appeal, perde molto, ripeto, della sua ragione d'essere. E quindi, mio malgrado, il mio impegno di oggi è quello di portarvi in mezzo a un po' di pezzi di carta. E quindi un po' di regolamenti, un po' di regole. D'altro canto lo sport è regola, perché se non ci fossero le regole, capito, non ci potrebbe essere lo sport. Detto questo, come giustamente accennava prima l'assessore, noi sostanzialmente l'intervento di oggi lo dividiamo in quattro parti. Ci sarà una parte che toccherà la cosiddetta riforma dello sport, riforma Spadafora, che in questo momento è nell'occhio, diciamo, del ciclone per quello che riguarda i mass media, per quello che riguarda le comunicazioni. Parleremo della riforma del terzo settore, quindi di due realtà in divenire, ma con le quali molto presto il mondo sportivo si dovrà confrontare. E parleremo invece di due dati di fatto, ossia la legge di bilancio 2021, che è entrata in vigore da 10 giorni, quindi è già esecutiva, e di quelli che possono essere i problemi legati alla cosiddetta legislazione emergenziale, ossia quelli che possono essere i problemi legati a tutte le attività connesse al momento in cui potremmo ripartire dopo questa chiusura legata all'epidemia, legata alla pandemia. E per poter partire nel nostro ragionamento dobbiamo cercare di fare i confini di quello che è il nostro spazio. Fiscalità e lavoro nello sport. Ma cos'è lo sport? Ecco, già questa è una prima bella domanda, nel senso che al momento non esiste nella nostra legislazione alcun riferimento specifico a quello che è il concetto di sport. Quindi, se io chiedessi a ognuno di voi cosa intende per sport, ognuno di voi
ha una sua risposta, sono tutte risposte legittime perché non c'è nessuna risposta ufficiale. L'Unione Europea ha dato un'indicazione, che è quella che vedete in questo momento nella slide, nel suo libro bianco. Molte regioni, per campanilismo, ho inserito la definizione della legge regionale dell'Emilia Romagna, molte regioni hanno a loro volta dato definizioni molto simili a quella della Commissione Europea, come vedete se le confrontate sostanzialmente è un lavoro di copia e incolla. Si aspettava che la riforma finalmente intervenisse per individuare, capito, cosa si intendesse per sport. La riforma non si tira indietro, infatti identifica lo sport, inserendo però a quella che è la definizione fino ad oggi, diciamo così, più comune, quindi quella dell'Unione Europea, quella delle regioni, un inciso importante, fondata sul rispetto di regole. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che iniziamo, anche se mio malgrado la riforma poi non va a fondo come avrebbe potuto e forse dovuto fare, iniziamo un po' a distinguere quello che è il concetto di attività motoria da quello che è il concetto di attività sportiva. Quindi il movimento, quindi quello che è teso alla salute, quello che è teso, diciamo così, al benessere, per comodità, poi il termine magari potrebbe non piacere a qualcuno, quindi prendetelo solo per comodità, in questo momento lo definiamo come attività motoria. Quello che invece ha regole, e quindi quando ci sono delle regole, cosa sono? Ci sono delle misure, ci sono delle competizioni, quindi c'è il concetto di agonismo, ecco, quello rientrerebbe invece in un concetto, capito, di sport, propriamente detto. Perché vi sto dicendo questo? Vi sto dicendo questo perché noi fino ad oggi, proprio in assenza di una definizione di regole dello sport, ci siamo dovuti, fra virgolette, arrangiare. Lo stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano si è dovuto, fra virgolette, arrangiare. E quindi per poter in qualche modo individuare cosa debba intenderci per sport, cosa ha fatto? Ha approvato un elenco di discipline sportive riconosciute. Ecco allora che al momento, quando parliamo di sport, dobbiamo riferirci, quando parliamo di sport in senso tecnico, evidentemente, dobbiamo riferirci esclusivamente alle discipline sportive riconosciute dal CONI. Sono circa 400, poco meno, il numero è variabile perché evidentemente questo è un elenco aperto. Il CONI non ha fatto alcuna scelta, non ha detto questo sì, questo no. Il CONI si è limitato a ufficializzare quali fossero le discipline sportive riconosciute in maniera ufficiale dalle federazioni nazionali o dalle federazioni internazionali. Questo è il motivo assai banale perché ci sono state delle scelte, capito, che sono state fortemente criticate. Andiamo, capito, sul banale. Perché il burraco non è sport e il bridge è sport? Perché il bridge ha chiesto a suo tempo di diventare sport, il burraco non ha mai chiesto a suo tempo di diventare sport. Non è che il CONI ha scelto il bridge sì, il burraco no. È un dato semplicemente, capito, di fotografia. Ecco allora che questo concetto per tutto il 2021, anche se dovesse entrare in vigore la riforma Spadafora, riforma che, ripeto, in linea meramente teorica dovrebbe entrare in vigore il 1 marzo 2021, perché i decreti dovevano essere approvati entro il 28 febbraio del 2021. Bene, anche se dovesse entrare in vigore la riforma Spadafora, in cui al proprio interno c'è una modifica del registro, per cui il cosiddetto registro CONI diventerà il nuovo registro delle attività sportive, che comunque andrà a regime entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Forno Spadafora, quindi diciamo, stante anche purtroppo che questi termini ordinatori, l'abitudine del nostro paese di non rispettare mai questi termini ordinatori, quindi possiamo dire comunque che per tutto il 2021 sicuramente gli sport e quindi i soggetti tenuti alle regole che andremo a esporre da qui in avanti
sono soltanto quelli che praticano una o più delle discipline sportive riconosciute. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che abbiamo tutto un recinto di realtà nuove che stanno emergendo, penso agli e-sport ad esempio, che oggi come oggi non possono ritenersi tecnicamente sport. Quindi i giochi elettronici, senza evidentemente entrare in questo momento nel discorso se sono sport o non sono sport, non è questa la sede e non ho io la competenza per entrare nel merito di questo ragionamento, dobbiamo dire semplicemente che oggi non sono sport perché non sono riconosciuti dal CONI. Domani, quando dovesse entrare in vigore quella definizione che avete visto prima nella slide precedente, probabilmente lo potranno diventare. Oggi sicuramente non lo so. Così come si pone un altro problema, lo sport scolastico. Quindi io a scuola posso fare esclusivamente le discipline sportive riconosciute dal CONI? Ho ammesso e non concesso che ci fosse qualche attività non riconosciuta dal CONI, la posso comunque compiere nell'ambito dell'attività sportiva scolastica? O comunque ancora, gli enti del terzo settore devono fare attività di interesse generale. Per l'attività di interesse generale è espressamente riconosciuta l'attività sportiva dilettantistica. Questa attività sportiva dilettantistica per gli enti del terzo settore è quella riconosciuta dal CONI? O anche qui abbiamo un perimetro più ampio e quindi potrebbe rientrare anche un'attività motoria, un'attività sportiva non riconosciuta dal CONI? Il problema evidentemente non è di facilissima soluzione. Diciamo che diventa tutto più semplice nel momento in cui partiamo dal presupposto che sport e quindi discipline sportive sono al momento soltanto quelle che sono espressamente riconosciute, che sono comunque la grandissimissima maggioranza delle attività sportive praticate in Italia. Diciamo anche che la cosiddetta riforma spadafora, la cosiddetta riforma dello sport, non porta sostanzialmente nessuna novità sul profilo fiscale. Quindi, anche se dovesse entrare in vigore la riforma spadafora, avremo, come in parte esamineremo dopo, delle modifiche al trattamento dei collaboratori, quindi del lavoro sportivo, ma per quello che riguarda l'impostazione generale della gestione fiscale delle nostre associazioni sportive dilettantistiche nulla muterà. Quindi attenzione che non ci saranno quindi né vantaggi né svantaggi dall'entrata in vigore della riforma dello sport, nel senso che per quello che riguarda il profilo, diciamo, fiscale, la riforma non porterà alcun tipo di novità. Brevissimi flash ancora sulla riforma. La riforma nasce da una legge delega, la legge 86 del 2019, che dava tempo un anno per l'emanazione di decreti legislativi. L'anno era scaduto, diciamo così, il 31 agosto. Causa pandemia, un'altra disposizione di legge aveva prorogato al 30 novembre il termine. Se non vado errato, il 26 novembre, proprio al limite, potrebbe essere anche il 27, adesso non ho ricordi precisissimi, il Consiglio dei Ministri ha approvato 5 dei 6 decreti che il Ministro dello Sport aveva presentato. A questo punto questi decreti hanno 90 giorni di tempo, quindi diciamo entro il 28 febbraio, per essere definitivamente approvati. In questo momento questi decreti sono stati approvati appunto in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, in questo momento sono al vaglio delle commissioni parlamentari che dovranno emettere un parere obbligatorio ma non vincolante. Ci sarà poi un parere della Conferenza Stato-Regioni, il tutto poi tornerà in Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare l'approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tutto questo percorso dovrebbe concludersi quindi entro il 28 febbraio. È evidente che diamo per scontato che il Consiglio dei Ministri poi approvi il testo che risulterà. Potrebbe saltare fuori, si accennava prima in qualche chiacchiera pre-incontro, che magari ci trovassimo di fronte a un Consiglio dei Ministri in parte diverso da quello che ha approvato questi decreti, ci potrebbero essere delle novità, staremo a vedere.
dei 6 decreti presentati, uno non è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Quindi il primo, quello che vedete, diciamo così, barrato, ve l'ho indicato solo per, diciamo così, memoria fotografica, quello che vedete barrato, quello cosiddetto ordinamentale, cioè quello che separava le funzioni e i compiti del CONI da Sport e Salute, dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è stato approvato. Questo sicuramente porta dei problemi nell'interpretazione dei rimanenti decreti, porta dei problemi per quello che riguarda il riconoscimento da parte del Comitato Internazionale Olimpico. Sapete, avete letto sicuramente anche delle polemiche legate all'eventuale sanzione verso l'Italia proprio per aver leso l'autonomia del CONI. Sono evidentemente problemi che non possiamo noi affrontare e vedere in questa sede, ma tanto per dirvi che probabilmente ci troveremo di fronte anche a delle novità sotto questo profilo. Ma intanto permettetemi, consentitemi di evidenziare una prima novità con cui abbiamo già iniziato a convivere. Io mi occupo di queste cose ormai da 40 anni, per 39 anni qualsiasi problema dello sport era riconducibile al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Quindi noi andavamo al CONI a rivendicare le cose, andavamo al CONI a protestare, andavamo al CONI a contestare, perché il CONI era l'ente pubblico che era stato delegato dallo Stato a gestire lo sport in Italia. Oggi non è più così e non sarà più così, perché comunque alcune leggi l'hanno già fotografato, per cui in questo momento noi abbiamo 3 interlocutori nel mondo sportivo, di cui il CONI già conoscevamo, e gli altri 2, Dipartimento Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sport e Salute, sono le altre 2 realtà in cui la pandemia ci ha insegnato a confrontarci, perché tutto il mondo sportivo in questo periodo di pandemia si è rivolta appunto, a seconda dei casi, a Sport e Salute o al Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per poter ottenere i parzialissimi ristori che sono stati assegnati allo sport italiano. Quindi diciamo abbiamo iniziato già a conoscere e quindi a convivere con questa nuova realtà per cui lo sport italiano non avrà più una testa sola ma ne avrà 3. Anche qui giusto o sbagliato è un qualcosa capito che esula dalle nostre competenze. Abbiamo poi un secondo decreto che disciplina le associazioni sportive e tantistiche professionisti di tesserati e rapporti di lavoro nello sport, che non vi è dubbio che sia il decreto più impattante, quello che ha effetti diciamo più immediati per il mondo delle associazioni sportive e dilettantistiche. Abbiamo poi uno sui cosiddetti agenti, sui cosiddetti procuratori. Ecco, attenzione, perché al di là del contenuto, che evidentemente non sarà questa la sede per esaminarlo a fondo, c'è un dato. Mentre fino ad oggi gli agenti erano un ruolo che era stato limitato agli sport professionistici, quindi tolto qualche realtà nella pallavolo o nell'atletica, non vi era una grande presenza degli agenti nel mondo dilettantistico, oggi come oggi invece, a seguito di questo decreto, avremo anche la possibilità di avere agenti anche in quei mondi dello sport dilettantistico che fino adesso, ho capito, ne erano abbastanza sconosciuti. Poi c'è un decreto sulla normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi, anche questo molto importante, prevede anche dei percorsi accelerati per quello che riguarda l'eventuale assegnazione di impianti pubblici, capito, l'associazionismo privato, quindi sta cercando una mediazione fra la disciplina del codice degli appalti e diciamo la possibilità dell'assegnazione diretta. Anche qui purtroppo non sarà questa la sede, ma credo che non appena questo decreto dovesse essere ufficializzato, probabilmente tutte le amministrazioni comunali, forse qualche riflessione ulteriore sui contenuti di questo decreto, capito, dovranno fare. Ultimi 2, uno ancora importante, sulla semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che oltre a configurare il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, introduce una novità importantissima. La novità importantissima è quella del riconoscimento della personalità giuridica connesso alla iscrizione al registro delle attività sportive.
La personalità giuridica cos'è? La personalità giuridica è quella che, ad esempio, hanno le società sportive di capitale, che consente la limitazione della responsabilità dei dirigenti esclusivamente al patrimonio della società medesima. Quindi viene meno, decade, la responsabilità solidale di coloro i quali agiscono in nome e per conto dell'associazione medesima. Obiettivo che, ossia la responsabilizzazione dei dirigenti, da tempo ci si poneva. Se si riuscirà a portare a casa questo adempimento, capito bene. Poi c'è un ultimo decreto, sicuramente importante per il vostro territorio, reca misure in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali. Qui vi dico, purtroppo io devo fare un passo indietro, io sulla neve più che la valanga non potrei fare, e quindi proprio per incapacità assoluta non entro assolutamente nel merito dei contenuti di questo decreto, che sono comunque contenuti molto tecnici relativi alle norme di sicurezza per quello che riguarda gli impianti e le piste da sci. Ho partecipato martedì scorso come esperto all'audizione della settima commissione del Senato su questi decreti e vorrei ricordare solo un intervento del senatore Barbaro, non tanto perché era lui, ma perché credo abbia fotografato in maniera estremamente sintetica il contenuto di questi decreti. Questi decreti complicano la vita delle associazioni. Sì, non c'è un breve dubbio che questa riforma, al di là che porta dei lati positivi, cioè non ne voglio dare un giudizio, però sicuramente diciamo dà degli adempimenti in più. Beh, qui va senz'altro nella direzione in cui si era già mossa anche la riforma del terzo settore. Anche la riforma del terzo settore come tale era una riforma diciamo che ha introdotto una serie di adempimenti ulteriori per le associazioni. Così anche qui avremo l'obbligo nel caso delle federazioni i compensi riconosciuti agli agenti. Avremo l'obbligo di comunicare al registro delle attività sportive i compensi degli istruttori. Avremo l'obbligo di pubblicare il bilancio, novità importantissime. Il bilancio dovrà essere comunicato al registro delle attività sportive e diventerà quindi un bilancio pubblico. Brutta notizia per le associazioni sportive che siano anche entro il terzo settore, dovranno duplicare tutti gli adempimenti, perché purtroppo i RUNS e il registro delle attività sportive non dialogano tra di loro, per cui dovremo depositare tutta una serie di documenti sia a RUNS sia al registro delle attività sportive. Uno degli inquadramenti, diciamo, più probabili per il nuovo lavoro sportivo dilettantistico sarà quello della collaborazione coordinata e continuativa, e quindi avremo l'obbligo di redigere delle buste paga. E quindi probabilmente avremo l'obbligo di reperire un consulente del lavoro che ce le prepari. Avendo a che fare con lavoratori sportivi, che potrebbero essere anche lavoratori subordinati, avremo bisogno di un medico del lavoro competente, quindi non sarà più sufficiente il medico sportivo, non sarà più sufficiente la visita del medico sportivo, ma dovremo avere anche il medico competente, anche perché la tutela sanitaria si estenderà dagli atleti anche a tutti i lavoratori sportivi, quindi anche ai tecnici e ai dirigenti. Dovrà essere dato il documento di valutazione dei rischi, dovranno essere attivati i protocolli di quel decreto legislativo 131 sulla responsabilità dell'associazione, dovranno individuare i responsabili per la protezione dei minori. E abbiamo adesso un altro punto, anche qui, diciamo così, fotocopiato dalla riforma del terzo settore, che però è un punto, capito, che potrebbe creare anche dei problemi, nel senso che viene detto che l'attività sportiva dovrà essere per le associazioni sportive dilettantistiche l'attività principale, quindi non potrà più essere come oggi una delle attività, ma dovrà essere la principale, e tutte le altre attività dovranno essere accessorie a questa. Ma quali sono le altre attività? Perché qui il problema, perché se per altre attività il governo, in sede di emanazione del decreto, dovesse intendere le sponsorizzazioni, dovesse intendere la gestione degli impianti, dovesse intendere i posti di ristoro,
il rischio vero, ho capito, è che molti sportivi non potrebbero più essere sportivi, quindi questa è, diciamo, è pura follia. Quindi anche sotto questo profilo, ho capito, si tratta di capire quali categorie il governo ritiene di dover inserire fra i proventi diversi. In più, ecco, questo è un altro consiglio pratico. Attenzione, e qui mi rivolgo a tutte le associazioni che riconoscono compensi sportivi, quindi per prestazioni sportive, il famoso 10.000 euro, l'articolo 67, primo comma, lettera M. Attenzione che la riforma del lavoro sportivo, quindi dei compensi sportivi, entrerà in vigore, sempre che i decreti saranno approvati, il 1 settembre. Quindi questo cosa sta a significare? Che sicuramente fino a tutto agosto avete la possibilità, diciamo così, di riconoscere ai vostri collaboratori i compensi con lo stesso meccanismo, ammesso che questo fosse legittimo, con il quale li avete riconosciuti nel 2019 e nel 2020. Dal 1 settembre potrebbe non essere più così. Quindi anche in sede di stesura degli accordi, attenzione a questa data, 1 settembre 2021, perché le regole del gioco dal 1 settembre 2021 potrebbero cambiare. Quindi il consiglio che do in questo momento, mettendomi immediatamente in testa la patente di vostro avvocato, di vostro consulente, è: o fate contratti fino al 31 agosto, o prevedete comunque che i contratti potranno essere rivisti dal 1 settembre 2021 nel caso in cui dovessero entrare in vigore la riforma dello sport, dovessero entrare in vigore le nuove regole previste dalla riforma dello sport. Devo dire che questa riforma dello sport contiene anche alcune novità che lasciano abbastanza stupiti. Ad esempio, non ricomprende le cooperative sportive. Sicuramente tutti i lettori, tutti noi che abbiamo letto, se le sono dimenticate, nel senso che non c'è nessun motivo logico per cui le cooperative sportive non possano più essere tali, per cui no, non c'è nessun motivo logico che possa giustificare il fatto che non sia più possibile costituire una società sportiva in forma cooperativa. Ma tant'è, oggi è così. Ecco allora che non so se in ascolto ci siano rappresentanti di sportive costituite in forma di cooperativa, state molto allerta. State molto allerta, perché se, nonostante tutti gli avvertimenti che abbiamo lanciato e che quindi mi auguro e presumo che possano essere accolti, se non sarà così, dal 1 marzo sarete tutti fuori legge, o perlomeno non potete più essere sportivi dilettantistici. Quindi, in particolar modo a quelle realtà costituite in forma di cooperativa sportiva, massima attenzione all'evoluzione della riforma, perché altrimenti, perché ci potrebbe essere anche un rischio, ripeto, sono molto fiducioso che il governo, capito, sulla via di Damasco rimedi, fulminato, capito, dall'errore, quindi rimedi a questa situazione. Però ecco, al momento la situazione è questa, e quindi vi dico: attenzione per tutte quelle realtà che oggi fossero costituite in forma di cooperativa. Quello che vedete è l'articolo 5 della legge delega, quindi articolo che è già in vigore, quindi che è già stato in gazzetta. Mi confermate che mi state sentendo? Io la sento, avvocato. Bene, perfetto. Perché mi sono arrivate delle cose come se fossi diventato muto. No, c'è stato un vuoto per qualche secondo. Ah, ecco, perfetto, grazie, Assessore. E allora, quello che vi stavo... Io purtroppo sotto il profilo informatico sono una capra assoluta, quindi perdonate le assolute imprecisioni, capito, che io dirò sotto questo profilo. Vi stavo dicendo, quindi articolo 5, articolo in vigore, è l'articolo che ridisegna la nuova figura del lavoro sportivo, professionistico e dilettantistico. Qui mi consente, l'assessore, una piccola nota polemica, perché veramente siamo passati da una realtà
assolutamente priva di tutele, e quindi una realtà, capito, che sicuramente non poteva andare avanti così. Quindi io ero 15 anni che dicevo che occorreva tutelare il lavoro sportivo dei dentisti. Ma siamo passati a un eccesso. Da una realtà priva di tutele siamo arrivati a una realtà con troppe tutele. Nel senso che, ad esempio, non so se in ascolto ci siano degli ufficiali di gara, degli arbitri, dei direttori di gara, pensare che il direttore di gara sia un lavoratore e quindi deve pagare anche contributi previdenziali sul direttore di gara, onestamente, capito, faccio fatica. Poi magari prenderò gli strali di tutti gli ufficiali di gara, di tutti gli arbitri, capito, del Cunese, che in questo momento mi stanno ascoltando, però faccio veramente fatica a pensare che siano lavoratori, perché faccio fatica a pensare che non antepongano la passione al concetto di lavoro. Il concetto di lavoro è messo in sinalagmatico, cioè io faccio questo perché ricevo un compenso per farlo. Secondo me, io vengo dal mondo degli arbitri del pallacanestro, secondo me non c'è nessuno che lo fa solo per la diaria. Magari qualcuno, ma sono eccezioni. La maggior parte lo fa comunque per passione. Poi è chiaro che la diaria fa comodo, fa piacere riceverla. Giustifica il tempo che si perde, giustifica tutto. Ma pensare che sia un rapporto sinalagmatico quello del direttore di gara, devo dire la verità, capito, un po' mi lascia perplesso. Detto questo, un'altra situazione importante che viene superata la distinzione per quello che riguarda il rapporto di lavoro fra prestazione dilettantistica e professionistica, quindi quello che è il lavoro è tutto lavoro, sia che sia dilettantistico sia che sia professionistico. Non riesco più ad andare avanti, non so perché. Forse sono andato troppo avanti. In questo quadro vengono comunque salvaguardati sia i laureati in scienze motorie, sia le cosiddette collaborazioni amministrative gestionali di natura non professionale. Quindi quello che è l'attuale conformazione dell'articolo 67, primo comma, lettera M. Ed eccolo qui, l'articolo incriminato. E in particolare l'articolo incriminato, qual è il termine incriminato? Compensi. Quindi se fino ad oggi, o se preferite fino al 31 agosto 2021, noi quindi possiamo ritenere questo termine compensi identifichi sia chi fa attività sportiva per diletto e riceve quindi un premio, riceve quindi un'indennità, sia chi la fa per lavoro e quindi che stia ricevendo un compenso come contropartita per la prestazione d'opera svolta. Domani, dal 1 settembre 2021, sempre che la riforma sia approvata, il termine compensi di questo articolo 67 non potrà più essere letto come corrispettivo per una prestazione di lavoro, ma dovrà essere legato a un concetto di occasionalità, così come era poi in origine, perché di fatto poi non c'è nulla di nuovo sotto il sole, torniamo a circolari EMPAS del 2005-2006 che sostenevano esattamente questo concetto. Quindi attenzione, che il primo dato qual è? Che siamo tornati a 15-20 anni fa, quando si diceva che questa norma poteva essere utilizzata soltanto per quelli che la riforma chiama amatori, i dilettanti, quello che sono per diletto, e che tutti quelli che invece ci lavorano e quindi fanno questa come attività principale, ancorché non esclusiva, o comunque nell'ambito del rapporto sinalagmatico, non potranno più essere inquadrati con questa norma, e dovranno essere inquadrati con le nuove regole che il codice, che il decreto sul lavoro, capito, disegna. Va detto che il decreto conferma il tetto di 10.000 euro. Quindi diciamo che sostanzialmente, in questo momento in misura molto vaga, perché non è questa la sede, anche perché stiamo parlando comunque di norme che non sono state ancora approvate, quindi sarebbe anche forse poco intelligente entrare troppo nel dettaglio, ci sarà modo di farlo successivamente, se è nel caso in cui abbiate piacere di riavermi con voi, potremo entrare nel dettaglio a riforma approvata. In questo momento l'unica cosa che possiamo dire è
tendenzialmente il tetto di 10.000 euro continuerà a essere una sorta di spartiacque, per cui diciamo che per i compensi fino a 10.000 euro sostanzialmente, e vi prego di sottolineare questo verbo 3 volte perché in realtà la cosa non è proprio così, ma non cambierà nulla, cambierà il mondo invece in tutti quei casi in cui qualcuno, operando nell'ambito dello sport dilettantistico, riuscisse a percepire un importo superiore ai 10.000 euro. Qual è il problema? Ma qual è l'altra critica forte che io mi sento di fare, capito, a questo provvedimento? Che invece di scegliere la strada, come tutti avremmo auspicato, e dico tutti perché io sto seguendo anche tutte le audizioni che si stanno svolgendo presso la 7ª Commissione del Senato, e quindi a prescindere da chi vi parla, ho sentito un coro unanime anche di colleghi o di stakeholder dello sport dire le stesse cose, quindi è un'esigenza precisa che viene dal mondo dello sport. L'esigenza precisa che viene dal mondo dello sport era quella di una tipizzazione del rapporto. Ok? Sopra i 10.000 euro dobbiamo pagare i contributi, sopra i 10.000 euro dobbiamo fare delle cose, perfetto. Diteci le cose che dobbiamo fare e la finiamo qui. Scusate se sto facendo un dato semplicistico. In realtà il dato non è così, perché sopra i 10.000 euro cosa accade? Che io potrò avere un rapporto di lavoro autonomo, potrò avere un rapporto di lavoro subordinato, potrò avere un rapporto di collaborazione con data continuativa, potrò avere una prestazione occasionale. Ognuna di queste 4 fattispecie, una disciplina sua propria, ognuna di queste 4 fattispecie ha adempimenti suoi propri completamente diversi l'uno dall'altro. Ma cosa accadrà? Accadrà che se io ho scelto una strada, in sede di verifica mi si potrà ribattere che non era quella la strada giusta e quindi potranno essere applicate sanzioni e quindi continuerà a aumentare la confusione nell'ambito dello sport e quindi continuerà a aumentare il peso della responsabilità nei confronti dei dirigenti rispetto a scelte, ripeto, che potrebbero non essere sempre costanti o ne potrebbero essere sempre ben calibrate. Anche perché evidentemente intuitivamente la scelta del lavoro subordinato è la scelta a carattere più oneroso, quindi quella che probabilmente con meno facilità gli sportivi, diciamo così, perseguiranno, ma è quella che evidentemente sia i lavoratori sia eventuali organi ispettivi in sede di verifica cercheranno invece di accentuare, cercheranno di rilevare in sede ispettiva. E quindi vedete che il rischio di questa mancata tipizzazione, così come auspicato, sempre che rimangano le cose così come sono, è un rischio di contenzioso, a mio avviso, capito, assolutamente non. Altro problema non secondario che nasce da questi decreti è il problema dei pubblici dipendenti, perché per i pubblici dipendenti di fatto viene prevista solo la possibilità di riconoscimento dei rimborsi spese fino a un ammontare massimo di 10.000 euro. E se questo, per quello che riguarda magari molti operatori, molti tecnici, magari dei gruppi sportivi militari, è abbastanza, diciamo così, abbastanza normale, non superi 10.000 euro. Abbiamo però molti atleti, anche delle vostre zone, molti atleti anche di vertice, che pur essendo appartenenti a pubblici, ai gruppi sportivi militari e quindi formalmente essendo pubblici dipendenti, ricevono dalle federazioni compensi ben superiori a 10.000 euro. Questo non potrà più accadere e gli atleti cosa diranno? L'hanno capita? Boh, ecco, questa è un'altra di quelle cose, capito, che secondo me, specialmente per quello che riguarda i numerosi atleti dei gruppi sportivi militari, quindi come tali pubblici dipendenti che in questo momento stanno operando e che ricevono compensi importanti, potrebbe essere un problema non piccolo. Attenzione anche che cambia completamente anche tutta la disciplina dei controlli sanitari. Intanto rientrano in questa disciplina tutti i lavoratori sportivi, quindi non più solo gli atleti, ma anche i tecnici, i dirigenti e i preparatori atletici. E dovranno essere istituite delle schede sanitarie che dovranno essere trasmesse anche alle federazioni sportive nazionali.
questa trasmissione alle federazioni sportive nazionali, veramente un qualcosa che non capisco, anche perché l'istituzione aggiornamento delle schede costituisce una condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni di discipline sportive associate allo svolgimento dell'attività dei lavoratori sportivi. Quindi se io devo aspettare di mandare la scheda in federazione e che la federazione, capito, mi autorizzi l'atleta o il tecnico o il dirigente a fare attività, io sto fermo un anno. Quindi sono veramente molto perplesso e qui, anche qui, temo che chi ha scritto queste cose è sicuramente un fortissimo teorico, ma assai poco senso pratico o comunque assai scarsa conoscenza di quelle che sono le dinamiche all'interno del mondo. Inoltre, come vi dicevo, attenzione, perché sta facendo prepotentemente l'ingresso nel mondo dello sport anche il medico del lavoro. Già in parte abbiamo avuto qualche avvisaglia sulla necessità del medico del lavoro quando abbiamo visto i protocolli anti-Covid. Se noi andiamo a vedere, molti protocolli anti-Covid parlano di medico competente. Il medico competente chi è? Il medico del lavoro. Ecco, quindi attenzione che facciamo un altro upgrade, facciamo un altro salto di qualità come mondo sportivo. Non avremo più soltanto il medico sportivo, ma dovremo avere anche il medico del lavoro, il medico competente. I lavoratori sportivi, stiamo andando a concludere, diciamo così, quello che è la panoramica della riforma dello sport. I lavoratori sportivi si dividono in lavoratori sportivi dilettanti, quindi atleti, allenatori, istruttori, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, e sono solo questi, quindi le figure sono necessariamente queste, per le quali quindi valgono tutte le forme del diritto del lavoro possibile, quindi lavoro subordinato, lavoro autonomo, collaborazione coordinata continuativa, collaborazione occasionale. In questo quadro, diciamo così, evidentemente dovranno essere applicate tutte le norme previste per questi inquadramenti, quindi tutto l'aspetto formale, comunicazione al centro per l'impiego, tutto quello che viene dietro. Attenzione a un fatto, che comunque anche per i lavoratori sportivi dilettanti la fascia di 10.000 euro è una fascia esente da imposizione, non è esente da contributi. Quindi in teoria io dovrei pagare i contributi previdenziali anche sui primi 10.000 euro. Dico in teoria perché se mi chiedete come si fa a calcolare un contributo previdenziale che dovrebbe essere calcolato su un reddito, su una somma che il reddito non è, è un altro dei misteri di questa riforma che spero presto una circolare ministeriale, una direttiva diciamo del Dipartimento Sport ci potrà chiarire una volta che la riforma dovesse essere attuata. Vengono mantenuti i collaboratori amministrativo-gestionali, più o meno con una fattispecie analoga a quella attuale. Viene prevista la categoria degli amatori, che sono quelli che non lavorano, quelli che lo fanno per diletto, quelli quindi per cui le attività sportive non sono attività prevalenti. Bene, qui abbiamo un giochetto perverso, molto pericoloso, anche qui giochetto che tutti quelli che hanno partecipato alle audizioni davanti alla Commissione del Senato hanno rilevato, e quindi anche sotto questo profilo si spera e ci si augura che sia posto rimedio. Però qual è il problema? Qual è il giochetto perverso? Che anche in questi casi per entrambe le fattispecie viene mantenuta la fascia esente di 10.000 euro. Ma il rimbalzo quando ce l'ho che nel momento in cui io dovessi superare questa fascia esente di 10.000 euro, diventa imponibile tutto, sia i fini fiscali, sia i fini previdenziali, anche gli importi fino a 10.000 euro che ho ricevuto. Quindi io dovrò ex post andare a regolarizzare tutta la posizione fiscale e previdenziale dall'inizio del periodo d'imposta, perché evidentemente poi non potevo sapere che il lavoratore superasse 10.000 euro. C'è un solo commento che si può fare, un solo termine che si può usare, pura follia,
si spera veramente che sotto questo profilo, capito, ci si ponga rimedio, perché specialmente nel caso in cui sia più di uno il committente di queste prestazioni amatoriali o amministrativo-gestionali, calcolare, cioè andare a ricostruire chi, come, quando sia tenuto, diciamo, a fare questi versamenti, a rimediare a questa situazione, è sicuramente cosa abbastanza complessa. Qui vedete alcune due simulazioni per 15.000 euro di compenso o per 10.000 euro di compenso, e quindi potete vedere direttamente, come vi dicevamo, come credo di avervi detto, questo materiale, queste slide sono a disposizione del vostro assessorato, che sicuramente le metterà a disposizione di chi ne avesse, di chi le richiedesse, quindi potete poi guardarlo con calma. Diciamo che sostanzialmente, quindi, qui trovate gli sviluppi delle tre fattispecie. Per quelle che sono le criticità di questa norma, ne abbiamo già parlato, sostanzialmente il problema è cosa accade al supero e come poter recuperare il pregresso, come poter recuperare, diciamo così, l'attività svolta. Arriviamo, usciamo, diciamo così, dalla riforma dello sport e arriviamo alla legge di bilancio. Quindi usciamo dal de iure condendo, come dicono quelli che parlano bene, cioè sul diritto che diventerà, e arriviamo invece al diritto di oggi, al diritto di vendita. Quindi a una norma che è già in gazzetta, quindi che è già reale. Al fine di garantire la sostenibilità delle forme del lavoro sportivo, istituito un fondo per finanziare l'esonero anche parziale del versamento dei contributi previdenziali. Cosa era accaduto? È accaduto che evidentemente, come si è parlato di lavoro sportivo, immediatamente si sono fatti due conti. Sono fatti due conti di quelli che sono i costi aggiuntivi che il mondo dello sport andrà a dover sopportare per questa, diciamo così, virgolette, messa in regola dei lavoratori sportivi di legge. Costo sicuramente importante. A mio avviso queste cifre che vedete indicate sono fortemente sottostimate per difetto, ma non è compito mio discutere della loro entità, della loro identificazione. E quindi per venire incontro, diciamo così, a questo maggior onere, sicuramente ancora più gravoso in un momento pandemico come quello attuale, lo Stato ha introdotto questo fondo che dovrebbe, diciamo così, in parte abbattere i contributi a carico delle società sportive, non quelli a carico del lavoratore. Qui abbiamo anche qui una serie di dubbi, una serie di incertezze. Perché abbiamo una serie di dubbi, una serie di incertezze? Perché intanto parla di una riforma che non c'è ancora. Quindi, ad esempio, oggi chiunque di voi attualmente in ascolto avesse assunto un istruttore, avesse assunto un direttore sportivo, o avesse un istruttore con partita IVA, o avesse un direttore sportivo con partita IVA, potrà godere di questa agevolazione? Ecco, questa è una domanda che credo sia assolutamente legittima. La domanda assolutamente legittima è: signori, ma questa norma si applica solo per quelli che verranno con la riforma del lavoro sportivo, o si applica per i lavoratori sportivi che già oggi sono inquadrati come lavoratori, ancora prima, diciamo così, della riforma? È evidente che il gioco è un gioco perverso, perché se qualcuno rispondesse si applica solo per quelli dopo la riforma, si crea un'ingiustizia palese, addirittura un'incostituzionalità, perché si creano lavoratori che hanno la stessa funzione, lo stesso inquadramento, lo stesso ruolo, ma che hanno regole previdenziali completamente diverse, o comunque costi completamente diversi.
Se andassimo a dire invece si applica anche agli attuali, beh, allora bisogna che me lo diciamo subito, perché gli attuali avrebbero già diritto di poterne godere, e questa cosa potrà combinare, potrà far accadere che la dote dei 50 milioni di euro l'andiamo a esaurire con gli attuali lavoratori inquadrati ancora prima che scatti la riforma del lavoro sportivo dei decreti spadafori. Quindi vedete un cortocircuito di problemi non facilmente risolvibile. Purtroppo quindi non hanno una scritta male. Vedremo, capito, quelli che saranno le novità, quelli che saranno, diciamo così, le evoluzioni. È certo che chi di voi fosse in ascolto e avesse degli istruttori con partita IVA e quindi pagasse contributi previdenziali come sostituto d'imposta, il sostituto previdenziale, o avesse addirittura dei lavoratori, degli istruttori come dipendenti, quindi regolarmente assunti, beh, si muova, perché secondo me potrebbe rientrare in questo esonero totale o parziale dal versamento dei contributi. Queste sono le cose che vi ho appena detto. Altra novità importante: vi è una proroga dei versamenti, diciamo del picco dei versamenti da fare per i mesi di gennaio e febbraio, quindi diciamo non si pagano le tenute previdenziali, non si pagano le tenute fiscali, ma non per tutti, non per tutte le ASD o SSD, ma solo quelle che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. Bella domanda, perché se in alcuni casi la risposta è specifica: il campionato di pallavolo è attualmente in corso di svolgimento, il campionato di pallacanestro è attualmente in corso di svolgimento, quindi non c'è un breve dubbio che le società di Serie A che hanno società di Serie A di volley, società di Serie A di basket, che hanno in questo momento, capito, in essere la disputa del loro campionato, potranno sospendere diversamente. Ma se io non faccio sport di squadra, faccio sport individuali e ho un atleta qualificato per una manifestazione che si terrà in aprile, però il mio atleta si è già qualificato, posso sospendere diversamente? Boh, probabilmente sì, però è chiaro, capito, che quando si è scritta la norma non ci si è assolutamente posti questo tipo di problema. Quindi, se volete, la mia valutazione è: se il costo di questi versamenti non fosse vitale, non fosse essenziale, non fosse troppo alto per le vostre realtà, pagateli. Perché, ripeto, altrimenti dopo poter provare che effettivamente sussistevano i requisiti per, diciamo, la proroga dei versamenti, in quanto effettivamente disputavate competizioni sportive in corso di svolgimento, è una prova che potrebbe diventare diabolica, o comunque potrebbe essere la vostra opinione contro quella dell'agenzia, e quindi quando sarà possibile, quando fosse possibile, sicuramente, diciamo così, non utilizzerei la norma. Nei casi in cui invece vogliate farlo, attenzione, cerchiamo di farlo cercando di conservare il maggior numero possibile, diciamo così, di documentazione che possa attestare che effettivamente partecipavate a manifestazioni in corso di svolgimento. Qui trovate la rateizzazione, la possibilità quindi di pagare tutto entro il 30 maggio, oppure di versare in 24 rate mensili a partire dal 30 maggio. Quindi diciamo che stiamo parlando comunque di un aiuto importante. Altro dubbio: se io sono una polisportiva e ho alcune sezioni ferme, cioè che ho alcune sezioni che partecipano ad attività che in questo momento, capito, in corso di svolgimento, e altre sezioni che invece non vi partecipano, bene, cosa faccio? Sospendo i versamenti? Come vedete, purtroppo parliamo sempre di norme scritte male, di norme scritte da persone che forse non hanno piena conoscenza delle dinamiche del mondo sportivo e quindi che non comprendono tutti i casi.
Questi sono dubbi ai quali io, vi devo dire la verità, in questo momento faccio fatica a dare di risposta, perché io per primo ho capito, no, le idee chiare. Oh, attenzione. Quanto noi consulenti abbiamo rotto le scatole dicendo entro il 31 ottobre dovete cambiare gli statuti. Chi è che dovrà cambiare gli statuti entro il 31 ottobre? Dovevano cambiare gli statuti entro il 31 ottobre quelle sportive che fossero costituite anche in forma di associazione sociale e quindi come tali intendessero accedere al registro unico nazionale del terzo settore. Il termine del 31 ottobre è stato prorogato il 31 marzo. Quindi chi non avesse provveduto a modificare lo statuto entro il 31 ottobre, non si preoccupi, potrà farlo comunque entro il 31 marzo e con le stesse regole, ossia con un'assemblea ordinaria, quindi non con un'assemblea straordinaria, che approvi le modifiche rese obbligatorie dal codice del terzo settore. Attenzione, alcune delle cose che viene poco spesso evidenziata, e quindi mi rivolgo a tutte quelle realtà che intendessero anche entrare nel terzo settore. Vi dico pensateci perché al momento la disciplina del terzo settore è disciplina non certa, perché tutta la parte fiscale della disciplina del terzo settore è ancora di là da venire, perché deve essere ancora approvata dall'Unione Europea. Addirittura non abbiamo neanche chiesto ancora all'Unione Europea la possibilità, capito, di far partire questa riforma. Quindi non abbiamo assolutamente oggi certezza di quali siano le regole fiscali applicabili nel momento in cui la riforma del terzo settore entrerà completamente a regime. Pensiamo che siano quelle, ma non abbiamo nessuna certezza che siano quelle, anzi, alcune realtà del terzo settore, mi riferisco ad esempio al forum, hanno pubblicamente chiesto ultimamente delle modifiche alla parte fiscale del codice del terzo settore. Quindi assoluta incertezza, oggi come oggi, su quale possano essere le realtà, su quale possono essere le discipline fiscali applicabili. E quindi estrema cautela, è il mio suggerimento personale, quindi non voglio in qualche modo influenzare nessuno, estrema cautela in questo momento ad accedere al registro unico nazionale del terzo settore. Non perché non possa essere conveniente, magari quando avremo le regole certe, magari vi dirò, peccato non l'abbiamo fatto prima, lo dovete fare prima. Ma attenzione, perché se queste regole invece non fossero le stesse che immaginiamo oggi e fossero invece altre, più penalizzanti, uscire dal terzo settore diventa drammatico. Perché una volta entrati, se decidessimo di uscire dal terzo settore, saremmo costretti a devolvere tutto il patrimonio che abbiamo nel frattempo acquisito. Quindi attenzione, perché l'uscita dal terzo settore è un'uscita che ha degli oneri, che ha delle difficoltà. E quindi prima di entrarci, pensiamoci bene, perché ripensarci potrebbe essere estremamente pericoloso, estremamente nervoso. E arriviamo all'ultima parte, nel genere di una decina di minuti, credo di aver concluso questa mia chiacchierata, e quindi lasciare poi spazio ai vostri interventi. Qui ho titolato questo slide DPCM Covid, perché ormai ci sono stati talmente tanti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti uno l'altro, che ormai dovevo cambiare, capito, ogni mese dovevo cambiare le slide. Allora mi sono detto no, a questo punto, capito, le chiamiamo di PCM. Allora diciamo, c'è in linea di massima un principio sull'attività sportiva all'aperto, principio che è rimasto più o meno inalterato dall'inizio dell'emergenza, che consente, diciamo, in maniera più o meno tranquilla di fare attività all'aperto. Ma anche quando facciamo attività all'aperto dobbiamo stare attenti, perché se l'attività non è organizzata, perfetto, ognuno può andare a correre dove gli pare.
ma se l'attività fosse organizzata e quindi fosse, diciamo così, svolta da noi, ci dobbiamo ricordare che è come se la facessimo entrando alla palestra. E quindi c'è ad esempio una responsabilità nostra come sportive per l'erronea scelta dei luoghi. Cade perché c'è un trabocchetto nel terreno non rilevato. Cade perché c'è una buca nel terreno non rilevata. Ebbene, la responsabilità è nostra, sono sportive che abbiamo scelto di fare attività su quel terreno. Ci può essere una responsabilità, ci può essere una responsabilità in itinere, cioè una responsabilità per raggiungere il luogo svolgente dell'attività. Ma attenzione, perché questa diventa a tutti gli effetti attività ufficiale, anche se fatta all'aperto. E quindi comunque, ad avviso di chi vi parla, sarà necessario acquisire l'autocertificazione per, diciamo così, per quello che riguarda il dato pandemico, per quello che riguarda essere, avere subito o non subito, diciamo, il contagio, essere stato a contatto con persone contagiate. E qui ricordo un fatto. Se facciamo attività sportiva occorre il certificato. Se la persona che è sotto vigenza e certificato non ha avuto il Covid, dato ok, ma attenzione perché la Federazione Medico Sportiva invece ha chiarito che se per caso il nostro atleta che ha un certificato per attività agonistica in corso di validità ma avesse nel frattempo subito il contagio Covid, dovrà rifare l'idoneità, quindi non andrà più bene per il soggetto, diciamo così, che ha superato un'infezione Covid-19, non va più bene il vecchio certificato, anche se in corso di validità, e dovrà comunque quindi presentare una nuova certificazione secondo i parametri di una circolare della Federazione Medico Sportiva Italiana che casomai trovate sia sul sito della Federazione Medico Sportiva, se potete richiedere. Adesso non so, la signora mi diceva che c'era, che c'è il delegato provinciale CONI, non so più se i CONI Point continueranno a esistere o non esisteranno, quindi non so più, capito, se dire potete chiedere a CONI. Fino a un anno fa dicevo tranquillamente: se non la trovate la chiedete al CONI, capito, che ve la dà. A questo punto non so più, chiedete a Sport e Salute, boh, non lo so. Quindi qualcuno comunque sul sito della Federazione Medico Sportiva, alla peggio lo chiederete a me al termine della riunione, ve la farò io, avere io a circolare della Federazione Medico Sportiva. E arriviamo a Tito Sport al chiuso. Qui vi devo dire, consentitemi di stendere un velo pietoso della figura che il mondo dello sport ha fatto sulle attività di preminente interesse nazionale di livello agonistico. Mi sono vergognato molto, capito, di essere uno sportivo, perché ci sono state alcune federazioni e alcune realtà sportive che hanno adottato comportamenti in cui faccio veramente fatica a riconoscermi, nel senso che non si è capito che la razza del provvedimento era di limitare al massimo, capito, l'attività agonistica. Se la consentiamo per tutti è un provvedimento che è inutile tardata, e quindi, capito, poi ci ritroviamo i contagi che abbiamo oggi. Ma questo è un mio parere personale, purtroppo invecchiando sto diventando sempre più irritante, o queste cose mi danno sempre più fastidio. Ma al di là di questo è chiaro che in questo momento il limite, e che comunque arriverà fino al 15 gennaio, con un'altra di quelle cose purtroppo che è contraria a ogni buona gestione, è che tutta la legislazione emergenziale ha una tempistica molto corta, per cui io quello che vi sto dicendo vale sicuramente fino al 15 gennaio, quindi vale ancora per 4 giorni. Dal 16 gennaio potrebbe in teoria non valere più, non lo credo, però in teoria vi devo dire attenzione che quello che vi sto dicendo è limitato fino al 15 gennaio, e sono cose che sapete benissimo perché con le quali avete convissuto, quindi potranno allenarsi a porte chiuse soltanto gli atleti con tessera agonistica partecipanti alle competizioni individuate con presidente del CONI quali attività di preminente interesse
nazionale di livello agonistico. Anche attività all'aperto devono essere svolte però senza la possibilità di usare gli spogliatoi all'interno del centro. Quindi attenzione, che noi avremo una sorta di ordine nel momento in cui dobbiamo andare a svolgere questo tipo di attività, avremo una sorta di ordine di fonti normative, per cui in partenza avremo il primo decreto, fu quello del 17 maggio 2020 e tutti i successivi, a seguire, a calare, a scendere, diciamo così, le linee guida dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, linee guida del Ministero dell'Istruzione, linee guida regionali, i protocolli federali e poi i protocolli attuativi SD-SSD. Perché pare protocolli attuativi SD-SSD? Perché purtroppo, quando si è delineata tutta la legislazione emergenziale, non si è tenuto presente due realtà, che ci possono essere società sportive che sono polisportive e che quindi facendo più discipline sportive sono soggetti a più protocolli, o ci possono essere società sportive che fanno una disciplina sportiva sia con la federazione sia con l'ente professionale sportivo. Quindi potremmo trovarci di fronte, e potrei fare nomi e cognomi su questo, a protocolli che per certi sport sono per alcuni aspetti anche sostanzialmente diversi tra quanto previsto dalla federazione e quanto previsto dall'ente professionale sportivo. Potremmo trovarci nell'estrema difficoltà di rendere compatibile, per evitare un impazzimento generale, i protocolli previsti da più federazioni, o meglio, previsti da ognuna delle federazioni delle attività che noi svolgiamo e che noi poniamo in essere. Ecco allora che sotto questo profilo diventa quindi importante, diventa utile, diventa potenzialmente interessante anche arrivare a un protocollo proprio tipico dell'SD-SSD che possa in questo caso riportare all'interno, nell'alveo di un'unica gestione, di un'unica linea guida, tutte le attività che vengono concretamente poste in essere. Basta fra protocolli federali applicativi in presenza di impianti. Ad esempio, nulla viene detto sui problemi delle interferenze fra gestore dell'impianto e utilizzatore. Molti dei protocolli danno per scontato che l'utilizzatore sia il gestore. Ma in tutti quei casi in cui l'utilizzatore... Cosa accade? Ecco, qui diventa effettivamente conveniente, interessante, importante arrivare a fare degli accordi. Un dato banale, l'igienizzante che sappiamo essere obbligatorio, diventa abbastanza ridicolo in un impianto in cui ogni ora cambiano le società sportive che lo utilizzano, ogni due ore cambiano le società sportive che lo utilizzano, diventa abbastanza ridicolo che ogni società sportiva si porti il suo igienizzante e poi se lo porti via alla fine dell'allenamento. Probabilmente è più conveniente, capito, che questo vada in mano al soggetto gestore che garantisca la presenza dell'igienizzante alle varie formazioni, capito, che si presentano. Così come bisogna stare attenti, perché nel caso in cui durante un evento un soggetto iniziasse ad avere sintomi da Covid o comunque arrivasse nell'impianto con sintomi da Covid, dovrà essere immediatamente isolato e quindi dovremo individuare all'interno del nostro impianto un locale dove poter, diciamo così, all'interno collocare il soggetto potenzialmente contagiato. Sulla validità dei certificati medici ne abbiamo già in parte parlato, così come della necessità di un nuovo certificato medico per soggetto qualifico. Ma lo anche altri problemi. Per esempio, un aspetto sul quale io ho chiesto chiarimenti, ma del quale, devo dire la verità, nessuno mi ha risposto. Noi sappiamo che stiamo facendo gare. E se stiamo facendo gare abbiamo l'obbligo del defibrillatore. E l'obbligo del defibrillatore significa anche obbligo di persone formate per l'utilizzo del defibrillatore. E la domanda che io mi pongo, o forse sono troppo curioso, il personale che io ho formato per il defibrillatore prima del Covid può ritenersi formato anche dopo il Covid? Il Covid, la pandemia,
cosa muta nelle metodiche da utilizzare per il salvavita? Probabilmente nulla, sia chiaro, non sto in questo momento insinuando che ci sia qualcosa, capito, che debba essere fatto, però io ho bisogno di capire, perché io ragiono da avvocato, io ho bisogno di capire se c'è responsabilità e quindi se è a posto, se mi perdonate il termine fra virgolette, l'organizzatore dell'evento sportivo, della gara, che pur priva di pubblico comunque mantiene la presentazione, diciamo così, mantiene l'obbligo del defibrillatore. Bisogna sapere, capito, se questa persona, patentata a suo tempo, ha concretamente, diciamo così, assolto i suoi obblighi e che quindi, capito, non deve fare. Tutto il trattamento dati, conservazione 14 giorni dati degli accessi, è chiaro che io dovrò andare a comunicare e quindi dovrò andare a rivedere tutta la mia disciplina sulla privacy per rivedere, capito, se questa possa essere in qualche modo esaustiva anche dei nuovi adempimenti legati al dato Covid. Ho bisogno, per esempio, di una persona che mi controlli gli accessi e raccolga l'autocertificazione, che misura la temperatura. In questo caso una delle domande che mi è stata fatta è: ma potrò questa persona, il cosiddetto manager Covid, il Covid manager, così come viene chiamato da molti protocolli delle federazioni, potrò questa persona, ad esempio, pagarla come compensi sportivi? La risposta è sicuramente sì. Non vedo, diciamo, preclusioni al fatto che questa persona possa essere pagata come compensi sportivi. L'importante è trovarla e credo non sia facile. Ricordo ancora che purtroppo la testa umana, capito, a volte dà dei risultati facilmente comprensibili, quindi potrebbe esserci anche il potenziale soggetto infettato Covid che decide di non allontanarsi dall'impianto, di non diciamo, mettersi in cautela, di non mettersi in tutela. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo necessariamente, capito, coinvolgere la forza pubblica, non c'è altro alternativa. Spogliatoi sì, spogliatoi no. Questa è una mia vecchia battuta perché mi sono trovato più volte per la stessa disciplina sportiva protocolli delle federazioni che dicevano in un modo, protocolli degli enti che dicevano in un altro. Diciamo che l'utilizzo degli spogliatoi è sicuramente una cosa da effettuare con la massima cautela e in tutti quei casi in cui sia possibile evitarlo è sicuramente meglio, perché è statisticamente provato che è una delle fonti maggiori di contagio. Ultimo dato, problematiche assicurative. Attenzione che diventa molto difficile, assai poco probabile, che le vostre polizze assicurative hanno, diciamo così, una copertura anche per Covid e quindi magari valutate se non sia il caso, capito, che la vostra polizza assicurativa poi si reintegri su un discorso Covid. Ultimissima cosa, è chiaro, avendo dei lavoratori e dovendo ripartire con tutta una serie di problematiche nuove proprio legate alla possibilità di contagio, la valutazione del rischio e quindi il documento di valutazione del rischio diventa praticamente obbligatorio, in special modo nel momento in cui i nostri istruttori non saranno più dei prestatori sportivi ma saranno tutti gli effetti dei lavoratori dipendenti o dei lavoratori autonomi. Io a questo punto mi fermerei qui e sono a vostra disposizione per qualche domanda. Adesso magari vado a cercare, se riesco a entrare in una chat, vado a cercare se c'è qualche domanda, se no comunque vi confermo che qualsiasi domanda mi pervenisse da voi nei prossimi giorni avrà comunque risposta scritta. Grazie. Allora Guido, mi intervengo un attimo perché c'è una domanda in chat. Vai. Che chiede: i contratti pluriennali sottoscritti dal 1 settembre potranno comunque essere modificati e se no potranno ritenersi decaduti o comunque modificabili unilateralmente? Allora, decaduti o modificabili unilateralmente no. Qui il problema vero, la fregatura qual è? È che il rischio è che, visto che sono maggiori oneri, se il contratto viene previsto al netto di tasse, come purtroppo
è questa brutta abitudine che il mondo sportivo continua ad avere di fare contratti in netto di tasse, il rischio vero è che la società sportiva si troverà a suo carico non solo la quota di imposte, la quota, diciamo così, di contributi previdenziali prevista a suo carico, ma si troverà a suo carico anche la quota, diciamo così, fiscale che il lavoratore dovrà andare a pagare. Non sono altre domande, Roberto? Allora, in questo momento no, lasciamo magari un paio di minuti per qualcuno se... So che è in collegamento con noi la delegata provinciale del CONI, che credo abbia la possibilità di inserire un suo intervento, magari sollecitazione di ulteriori riflessioni. Sì, buonasera, buonasera. Veramente io volevo ringraziare principalmente questo intervento dell'avvocato Martinelli, perché è stato estremamente chiaro, con un linguaggio semplice, ha messo dei punti estremamente importanti sul piatto della discussione. Purtroppo questa riforma è un disastro totale, a mio avviso, sotto tantissimi punti di vista. Il mondo dello sport aveva bisogno di chiarezza, aveva bisogno sicuramente di una riforma, ma aveva bisogno di una semplificazione, di una trasparenza e soprattutto di una funzionalità. E invece questa riforma ha complicato ancora di più, e se pensiamo che la maggior parte delle associazioni sportive lavorano con dei dirigenti che sono assolutamente volontari, non pagati, e che lavorano con la passione, si trovano ad avere delle responsabilità enormi e delle competenze che è sempre più difficile insomma sostenere. E questo avrà delle ripercussioni comunque sul sistema sportivo. E giustamente, come lei faceva notare, non si ha neanche più un punto di riferimento, quindi il CONI è stato deresponsabilizzato da una parte, gli si sono stati tolti dei compiti, però a questo punto non si capisce più che cosa fa Sport e Salute, quali sono le loro responsabilità, che cosa fa il CONI e il Ministero, quindi insomma questo ha creato veramente grande confusione. Con conseguenze a livello di alto livello di uno sportivo professionistico, chiaramente tutta la polemica sulle Olimpiadi a cui lei ha accennato che sarebbe disastrosa, ma lo vediamo e penso che le società sportive se ne siano rese conto anche a livello territoriale, perché la gestione dello sport con queste complessità diventa sempre più difficile, e io temo che molte società, oltretutto in questo periodo di crisi, di chiusura, di Covid, eccetera, tendano ad abbandonare invece che continuare a fare questo servizio estremamente importante che è il servizio sportivo che alle famiglie viene dato. Le questioni sono tantissime, lei le ha accennate velocemente, però parlando veramente di società sportive, di famiglie, il discorso dei certificati medici, il discorso del defibrillatore, dell'organizzazione degli eventi, da qui in avanti sarà veramente difficile. Io spero di averla con noi, che sia fattibile riaverla con noi prossimamente, quando ci saranno delle regole più stabili e la riforma, se davvero verrà approvata, per riaffrontare questi argomenti e magari vederli punto per punto, per dare un po' di sostegno alle società sportive che ne hanno estremamente bisogno. Per adesso veramente la ringrazio del suo intervento, perché è stato molto esaustivo. Grazie. Non mi sembra che ci siano altre domande in chat. Ma tenevo ancora a fare una considerazione. Credo che sia chiara la complessità in aumento, e io ritengo personalmente che alla complessità in aumento, al di là delle valutazioni che sono state fatte, che condivido circa
la necessità che avrebbe avuto il mondo dello sport di una semplificazione, quindi si è forse andati in un'altra direzione ed è difficile al momento per gli operatori sportivi comprendere, anche per gli amministratori, a dirvi il vero, comprendere la ragione che ha portato a un aumento di complessità in una fase già così difficile. Tuttavia all'aumento di complessità non può che trovarsi una reazione nella formazione, perché per resistere a un mondo più complesso occorre formarsi e arrivare preparati, più preparati di quanto già non lo si fosse, perché davvero non vedo altre possibilità, posto che le norme vanno comunque rispettate, a prescindere dal fatto che siano buone norme o norme che potevano essere scritte meglio, la risposta deve essere la competenza, la conoscenza per garantire la continuità nella vita delle ASD e per garantire anche ai dirigenti di essere consapevoli, e questo è un po' il percorso che abbiamo intrapreso lo scorso anno già durante l'estate con le riattivazioni delle attività durante i centri estivi, un percorso di consapevolizzazione per gestire la responsabilità in un modo più, appunto, più consapevole, perché chi si occupa di società sportive sappia quali sono i temi e i focus che deve avere sempre davanti a sé in modo molto chiaro e sappia anche riferirsi alle persone dotate delle competenze necessarie per completare le conoscenze dove non se ne disponga a sufficienza, cosa sempre più probabile con l'aumento delle complessità. Quindi credo che la partenza sia stata davvero importante, non vuole essere un punto di partenza terrorizzante, sia chiaro. Davvero mi ritrovo a fare considerazioni che sono state svolte alcuni mesi fa quando si è ripresa l'attività. Vuole essere un punto di partenza che chiarisca la necessità di continuare a restare aggiornati e se possibile arrivare 5 minuti prima, cioè arrivare prima che il problema diventi dirompente, ma riuscirlo ad affrontare per tempo. Se non ci sono altre domande, chiederei conferma all'ufficio. Mi sembra che la dottoressa Dutto abbia... No, è tornata, è con noi, c'è ancora anche l'ingegner Gautero. Chiederei conferma all'ufficio che anche loro non vedano domande in chat, così da non lasciare nessuno indietro. E a questo punto... Nessuna domanda, ingegnere? Nessuna domanda, assessore, no. Perfetto. A questo punto ringrazierei ancora a nome di tutti l'avvocato Martinelli e ringrazio tutto il mondo sportivo che è stato con noi, che comprendeva le più variegate discipline sportive che rappresentano il nostro universo cittadino con contorni allargati. E vi darei appuntamento alle prossime iniziative che appartengono a questo progetto che ci accompagnerà per tutto l'anno. Entro il 15 l'invito che vi rinnovo e muovo di nuovo e a inviare, a rispondere a quanti più questionari possiate per avere un quadro complessivo dei bisogni partendo dalla base, cioè da chi lo sport lo vive, proprio per evitare di commettere errori che forse stasera sono stati un po' convitati di pietra qui con noi, cioè cercare di disciplinare un mondo o di gestirlo senza conoscerlo al meglio. Ecco, il nostro scopo, avendovi tutti qui con noi, è proprio quello di, nel nostro piccolo di una città e sicuramente non di una nazione, cercare di conoscere meglio le necessità per rispondere meglio ai bisogni. E continueremo poi ovviamente con appuntamenti di formazione, ritenendo questo campo la base di tutto il percorso che faremo insieme. Grazie a Claudia Martini e Alconi, grazie a Roberto Lamborghini e SG Plus che ci accompagnano in questo percorso, e ancora grazie davvero da parte dell'amministrazione e tutto il mondo sportivo cuneese all'avvocato Guido Martinelli. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.